Questa è interessante, ma proprio tanto. Allora, signori, benvenuti in questo video davvero, davvero particolare. Lasciate che non siano le parole a spiegare, lasciate che siano i fatti. Porca puttana! Si sta nell'inquadratura? Sì, no? Sì, sì. Mi è arrivato un pacco pazzo, sgravato assurdo e... aiuto. Questo pacco me l'ha inviato uno di voi, signori. Un iscritto al canale, che tra l'altro è il ragazzo che avete visto apparire in qualche live, in un video, il nostro carissimo amico Nego Santi, il mio carissimo Negus, mi ha mandato un pacco, signori. Quando mi ha scritto che mi avrebbe mandato un pacco, pensavo fosse un altro tipo di pacco, però lasciamo stare. Sono assolutamente curioso di vedere cosa c'è dentro, perché so pochissimo di quello che c'è dentro. So che sono delle schede, non so per precisione quali. Scusate se faccio poco commentari, ma c'è un'agitazione incredibile. Prima di tutto vorrei ringraziarlo tanti, indipendentemente da quello che c'è dentro, perché il gesto in sé è qualcosa di meraviglioso. E Nico, grazie. Non so ancora, adesso vedo quello che c'è dentro, ma indipendentemente grazie, perché è un gesto davvero bellissimo, lo apprezzo davvero tanto. Magari dentro ci sono dei prepuzzi. Oddio, c'è anche un biglietto, madonna amata, il mio migliore amico virtuale. Beh, è un pensiero stupendo. Ci stanno tremando le mani. Questo è un Cougar GX 800 watt. Dentro poi magari trovo i prepuzzi di cui vi stavo parlando prima, ma... oh mio Dio, che... ma non lo vedi? Che cazzo? Un limitatore da 800. No, va bene. È tutto in pacchetto. Moro, ma perché ti sei... Perché qualcuno si dovrebbe prendere così tanto disturbo per me? Questo è un fottuto alimentatore da 800 watt semimodulare. Oh mio Dio, ma quanto è fottutamente bello! Bro, ma perché? Ma perché? 100 ampere sulla 12 volt, ma che... è una rail stupenda! Ti dà proprio una sensazione di... ma guarda il tasto! Usti! Prossimo abbiamo questo involucro, ma questo non ho idea di cosa sia. Questo, sapevo che c'era un alimentatore, ma questo non ho idea di che cosa sia dentro. Questo, che cazzo? No, mi sta prendendo in giro. Ma che bella, ma prima di tutto c'è, è messo involucro. È la prima volta che maneggio una di queste. Fatemi un secondo che devo capire come rimuovere. Così, perfetto. C'è involucro solidissimo. Che bella. Cosa qui? Ah, la batteria. Voglio caricarla, magari penso sia a scarica, la ricarico, la vado a ricaricare, e nel frattempo apriamo altre cose che... oddio, questa socket 1155 è bellissima. Vedo subito che processore c'è dentro. Penso che con questa, con un i7 di quarta, potrebbe andare fortissimo. Prossima. Una scheda video. Momento, si può, un po' mollata, ma con un po' di lubrificante. E questa che cos'è? È una scheda con 256 MB di memoria VRAM. Non so che modello sia, ma questa di sicuro si merita un video a parte dove la andremo a testare. Oddio, fra, qua vedo delle memorie. Qua sembra esserci un SMD mancante, ma si sostituisce. Oh, questa la riconosco subito, una DDR2, ci posso scommettere. 512 MB di DDR2, un'altra DDR2, stavolta una Samsung, quindi qua si parla di cose importanti. Sempre ad 1 GB, questa era quella che aveva l'SMD mancante. E oh mio Dio, cos'è sto banco? Minchia! Ma bro, ma cos'è? È una DDR3! Ma che paccone! Qui abbiamo un'altra DDR2 da... credo 512 MB. Onesto. Banchi... ancora buonissimi, li testo a parte per vedere se ho detto cazzate. Madonna, ma le doti artistiche di quest'uomo vorrei far capire, vorrei far notare. Presunte morte... ah, queste sono presunte morte 775, ok. Quindi queste saranno da farci video di riparazione oppure da teardown. Comunque queste sono 775. Scusa se ti ho strappato malamente il foglio.
mi sembra surreale. Tra l'altro anche quella CPU così montata, che bella! Un FX, ah, questa è un AMD FX, questa me l'aveva accennata, questa è quella che dovrebbe avere le slot, le porte SATA che non funzionano, ma secondo me si può lavorare sopra. A parte che già le FX di per sé, socket FM2, anche questa ha bisogno dei suoi test perché appunto non funziona, non era funzionante al 100%, ma quest'altra invece credo sia una 775 e il 2180, oddio il 2180, minchia, e qua vedo già il BIOS rimovibile, che è un'ottima cosa in questo tipo di schede, perché tramite un programmatore che costa poco la EEPROM e programmare gli aggiornamenti senza usare floppy e altre cagate. Questa però da quanto ho capito potrebbe non funzionare, quindi bisogna anche questa bisogna testarla, o non so se era l'altra che non andava. No, ma che mi stai dicendo? Ma tra l'altro anche questa dual BIOS rimovibile, puttana, mai visto una roba simile. Anche questa col suo dissipatore stock, fra, ma un 2100 fra un i3, sei un pazzo. Oh mio Dio, ma che scheda madre, ma è un fottuto titano, ma aiuto, ma cos'è una... Non è neanche la TX questa, non ho mai visto una scheda così. Questa tra l'altro era quella che aveva un connettore proprietario, però. Questa mi ricordo che devo farci qualcosa. Bro, ma anche questa è una scheda madre di DDR3. Mi devo sedere un attimo. Devo ancora elaborare il tutto. E anche questo video è giunto al termine. Io ringrazio infinitamente Nicolò per avermi mandato tutte queste cose e non vedo l'ora di testarle in futuri video, o almeno parte di questo, la maggior parte. Purtroppo però non credo che ci saranno molti video di dumpster diving in futuro, o di recupero componenti, o se ci saranno saranno davvero molto rari. Al suo posto però ho un'idea di una nuova serie che potrebbe davvero essere molto più bella, molto più organizzata e che non vedo l'ora di portare, però è davvero complicata da fare, quindi vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi, soprattutto per aiutare il canale a crescere, così che io possa portare nuovi video più frequentemente, si spera. E nel frattempo godetevi il montaggio di io che ripulisco un po' queste cose e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!